Augusta, Avola e Siracusa sono tre comuni virtuosi in questo momento, legati da un unico progetto, quello di depositare raccoglitori nelle scuole, in tutti i plessi scolastici di queste tre cittadine siciliane, e fanno parte di una trentina di comuni che in tutta Italia stanno sostenendo il progetto di cui starò adesso a parlare, vale a dire il progetto della raccolta delle apparecchiature che sono elettriche o elettroniche, per esempio i telefonini, i computer, si chiamano in sigla RAE, cioè rifiuti, apparecchiature elettriche o elettroniche, che possono essere, pensate un po', riciclate al 97%. Cioè è uno spreco buttare quando non funzionano più queste apparecchiature. Il consiglio è quello di riciclare questi oggetti perché possono essere riportati a nuova vita. Ed è un consiglio che serve le risorse energetiche. Vi parliamo di questo perché oggi ad Augusta, nel Salone di Rappresentanza, oggi è il 24 febbraio, c'è stato un incontro di sensibilizzazione per questo scopo. Difatti i posti a sedere erano quasi tutti occupati dai bambini delle scuole elementari, a cui è rivolto innanzitutto questo progetto, che è stato sostenuto dai tre commissari che attualmente reggono il comune, anche se loro sostengono che non avranno la possibilità di vedere questo progetto realizzato perché il loro mandato scadrà. Tuttavia hanno dato l'operatività a questo progetto, che potrebbe avere anche qualche finanziamento, poiché essi stessi hanno risposto a un bando. E allora, ad Augusta la notizia è questa adesso: abbiamo 14 raccoglitori in tutti i plessi scolastici, perché i ragazzi possono appunto depositare là questi RAE. E un altro consiglio che si dà, abbiamo raccolto appunto durante questo incontro, è quello di portare questi rifiuti, questi RAE, ai negozianti, se non possono essere messi nelle scuole, perché il negoziante ha l'obbligo di ricevere quando voi acquistate un altro oggetto del genere. E non solo per le scuole, ma il progetto è anche aperto a tutti gli uffici pubblici, dalla polizia penitenziaria, insomma dal carcere, a finire alla marina militare attraverso carabinieri, finanza e altri organismi di questo genere. Rassegna Megarese ti dà voce. Raccontaci la tua disavventura. Denunciare i disservizi pubblici è un nostro dovere. Puoi contattarci su Facebook, sulla pagina Rassegna Megarese o chiamando al numero 329 37 64 993.